Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Quasi non mi sembra vero, sto registrando finalmente un nuovo video. Insomma, se mi seguite su Instagram sapete che io e il maritino abbiamo avuto la... diciamo, abbiamo scelto il paese dal quale un giorno arriverà il nostro bambino, la nostra bambina, insomma, ed è il Perù. E quindi niente, stiamo preparando i documenti da mandare per l'appunto in Perù per avere un giorno, insomma, un abbinamento. Questi documenti sono tanti e ci stanno occupando tantissimo tempo, a me principalmente perché esco da lavoro e tutti i giorni sono in giro per uffici a ritirare certificati, a farli firmare, timbrare da una parte all'altra, insomma è veramente lunga e faticosa la faccenda. Quindi insomma sono stata un po' impegnata nelle ultime settimane e non ce l'ho fatta a girare video quanto avrei voluto. In più stiamo preparando questo nuovo musical. Se avete visto i miei video sui musical sapete che ci piace a me e al gruppo di cui faccio parte mettere in scena dei musical. Quest'anno abbiamo Sister Act, quindi le prove si stanno facendo sempre più intense dato che andiamo in scena tra circa un mese e mezzo, quindi insomma siamo abbastanza presi. Ho notato qualche tempo fa in un video sempre su YouTube una ragazza sottolineava il fatto che le dispiaceva non essere riuscita a pubblicare in maniera assidua i video perché appunto stava attraversando un periodo un po' particolare, perché l'algoritmo di YouTube, se uno non pubblica in maniera costante, butta giù, ecco, nel senso che non rende più tanto visibili i video di chi appunto non pubblica costantemente. Però ecco, alla fine io ho anche pensato, se devo essere schiava di un algoritmo, allora vuol dire che questo non fa per me, e infatti insomma ho deciso di fregarmene. Obiettivamente questa è la mia vita, la vita vera. YouTube non è un lavoro e quindi quando posso pubblico. Io spero ovviamente che a voi possano sempre piacere i miei video, anche se magari arrivano un pochino più raramente, ecco, sul canale. Comunque conto di riprendere al meglio non appena avrò inviato tutto in Perù, e a quel punto saremo soltanto ad aspettare la fatidica chiamata. Comunque adesso sono qui finalmente, perché poi le idee per fare video non mi mancano, quindi sono felice di poter girare questo video. Il video di oggi vuole essere un video in cui parlo di tre libri che mi hanno particolarmente colpita nel momento in cui li ho letti, quindi dei libri potenti che mi hanno fatto riflettere, che mi hanno fatta pensare, che mi hanno colpita in maniera particolare. Anzi, vorrei che questo diventasse un appuntamento periodico, insomma via via mi piacerebbe poter girare sempre dei video dove parlo di pochi libri, perché anche in questo caso ne parlo soltanto di tre libri, però particolarmente belli e che vi consiglio perché appunto magari hanno in qualche modo anche cambiato la mia vita o la visione che avevo di determinati argomenti. Ovviamente insomma spero anche che vi possa piacere e possiamo scambiarci anche dei consigli nei commenti. Cominciamo subito. Il primo libro di cui vi parlo purtroppo non ce l'ho qui con me ed è Firmino. Firmino è un libro che mi è stato prestato addirittura dalla proprietaria del piccolo cinema del paese dove vivevo quando abitavo con i miei, insomma prima di sposarmi. E niente, per l'appunto lei mi conosce, insomma ci conosciamo da tanto, e mi prestò questo libro perché mi disse: secondo me ti piacerà, è veramente bello, insomma ne aveva tessuto le lodi, e quindi me lo sono letto. Effettivamente è un libro indimenticabile. Infatti di cosa parla questo libro? Questo libro parla di un topolino che vive, mi sembra, in una libreria, potrebbe essere una biblioteca, comunque insomma in mezzo ai libri. Ha fame ed è costretto quindi a mangiare le pagine dei libri. Succede che però lui, appunto entrando in contatto con questi libri, comincia a leggerli, quindi la sua mente si apre assolutamente, diventa un topolino colto e finalmente riesce ad avere una nuova consapevolezza di sé e del mondo soprattutto. Tanto che si sentirà sempre più distante dai suoi simili, quindi dagli altri topi, e anzi cercherà proprio nel proprietario della libreria un amico, perché pensa di potergli assomigliare da una parte, pur essendo appartenendo a due specie diverse, e il fatto di essere intelligenti al punto da riuscire a leggere un libro, capirlo e immagazzinare quello che legge
ecco, lui pensa di poter grazie a questo essere simile a quest'uomo. Per questo cerca un contatto con lui dopo averlo guardato da lontano per tanto tempo, ma il proprietario della libreria non vede che è un topo davanti a sé e quindi lo caccia. Il topolino entrerà poi in contatto con un giovane scrittore, un po' disgraziato, ecco, diciamo tra virgolette, e quindi niente, entra in contatto con lui e abiterà con lui. Tra loro si instaura un tipo di rapporto diverso ovviamente da quello che c'era tra il topolino e il proprietario della libreria, perché in questo caso il giovane lo accoglie come un amichetto, quindi insomma lo tratta bene, però non riusciranno mai veramente ad intendersi queste due persone tra virgolette, questo topolino e questa persona, perché per l'appunto lo scrittore lo vedrà sempre come un animaletto simpatico che fa finta di leggere i libri, quindi non si accorge nemmeno che il topolino effettivamente li sa leggere. Ed è per questo che anche il topolino stesso, Firmino, non si sentirà mai completamente appagato dal rapporto con quest'uomo, perché per l'appunto non è mai stato capito. Ovviamente ci sono tanti risvolti, tanti dettagli all'interno di questo libro che adesso non vi sto a dire, come ovviamente non vi dirò il finale. Fatto sta che questo libro mi ha fatta riflettere tanto per diversi motivi. Prima di tutto il fatto che Firmino sia un personaggio che riesce ad andare oltre ciò che la natura gli ha dato, e questo è un grandissimo insegnamento per tutti noi, nel senso che nonostante gli strumenti che ci ha dato la vita non dobbiamo mai pensare di non poterne ottenere degli altri. Questo appunto capita a Firmino è nato come topo, quindi è nato come un essere obiettivamente non creato apposta per leggere i libri, insomma, anzi si pensa che il topo l'unico obiettivo sia quello di probabilmente mangiare e sopravvivere, ecco, sicuramente non di farsi una cultura. Quindi l'insegnamento secondo me più grande che si può trarre è proprio questo: indipendentemente dalla famiglia dove siamo nati, dal ceto sociale, anche semplicemente dalle nostre condizioni fisiche, non c'è nessun limite che ci viene posto per principio, ecco, tutto è superabile e tutti gli obiettivi sono raggiungibili. Firmino ne è la prova, è un topo che ha imparato a leggere. Dall'altra parte però il personaggio di Firmino è sempre caratterizzato da una fortissima solitudine. Lui non raggiunge mai la felicità perché si sente sempre solo, non si sente uguale agli umani, perché nonostante lui appunto capisca determinate cose come gli umani, la sua specie è diversa ed è sempre, verrà sempre considerata come una specie incapace di raggiungere certi obiettivi e quindi tenuta da parte. Allo stesso tempo però non si sente neppure uguale ai suoi simili, perché ormai ha raggiunto un livello diverso, un livello di consapevolezza diverso, tanto che lui questa consapevolezza lo fa soffrire, perché se fosse rimasto un topo ignorante non avrebbe provato tutte le sensazioni tristi e negative che lui sta provando, e quindi si trova un po' in un limbo in mezzo tra la felicità di essere riuscito a superare i suoi limiti e l'impossibilità di trovarsi alla fin fine all'interno di un gruppo che possa capirlo. Questo chiaramente è riscontrabile anche in noi. Noi dobbiamo capire quanto è importante per noi raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati e quanto è importante accrescere la nostra cultura, la nostra autostima, le nostre conoscenze, ma allo stesso tempo possiamo chiederci: ma una volta che l'avrò raggiunto mi ritroverò solo? Non è quello che un po' succede a chi quasi a volte in dei gruppi, insomma, di giovani in particolare, si può riscontrare anche una certa vergogna quasi, no? ad avere una cultura diversa rispetto al gruppo, che magari è unito e si diverte e sta bene proprio grazie al fatto che è collegato da un'ignoranza di base, e quindi a volte sentirsi fuori luogo è peggio che sapere di aver raggiunto un obiettivo, di essersi migliorati. Quindi insomma, questo secondo me è un punto su cui sarebbe importante, anzi è importante riflettere. Posso dire che in parte sono d'accordo con quanto affermato tempo fa Umberto Eco, quando ha detto che i social danno libertà di parola a legioni di imbecilli che hanno appunto lo stesso spazio e le stesse attenzioni di un premio Nobel. Parafrasando ovviamente quello che ha detto e che non lo ricordo a memoria, comunque per certi versi a volte capita anche a me, e penso capiti anche a voi, no? Di aprire Facebook, soprattutto Facebook proprio
è un social che, non so, sto usando sempre meno, dove si trovano persone a cui piace fare polemica o dare opinioni o esprimere pensieri, a parte in maniera completamente sgrammaticata, è una cosa che mi fa venire i brividi, ma anche in maniera assolutamente poco costruttiva, anzi a volte addirittura deleteria. Quindi mi sono sentita delle volte estranea, no? Soprattutto perché su Facebook in particolare, nel mio profilo privato, ho principalmente persone della mia zona, no? E quindi è come far parte di un territorio in cui ci si sente più soli, ci si sente non gli unici, ma quasi, in mezzo a una marea di persone con le quali si sente di condividere ben poco. E allora qui sorge un po' il dilemma: cosa preferisco? Preferisco essere uno dei tanti e non sentirmi solo, ma adeguarmi a determinati standard, oppure non mi importa della solitudine, preferisco che la mia consapevolezza, la mia cultura, il mio amore per me stessa abbia più importanza. Ecco, quindi non so se questo discorso vi può tornare, però a me ha fatto riflettere tanto, ecco, da questo punto di vista, cioè il fatto che Firmino, nel momento in cui è salito di livello, quindi ha fatto qualcosa di buono, di positivo per se stesso, si è sentito più solo, tanto a volte da rimpiangere la sua condizione precedente. È successo mai anche a voi di provare una cosa del genere? Ovviamente spero di no, perché quel caso di Firmino è un caso molto particolare, essendo lui effettivamente l'unico topo in grado di avere capacità del genere. Però, ecco, per quanto riguarda noi, io spero che l'amore per noi stessi, l'amore per il cercare di migliorarci sia sempre maggiore del cercare di appartenere ad un gruppo a tutti i costi, ecco. Comunque questo è quello che ho da dire su questo meraviglioso libro. Il secondo libro di cui vi parlo, ne ho parlato via via sul canale perché sapete mi è piaciuto veramente tanto, ed è Il diavolo e la signorina Prim di Paulo Coelho. È un libro molto breve che quindi, insomma, vi invito a leggere, infatti dirò pochissimo della trama perché ho veramente piacere che ognuno di voi lo legga in modo da poterne poi parlare insieme. Allora, Il diavolo e la signorina Prim praticamente parla di un piccolo paesino in decadenza, i giovani se ne stanno andando, è un paese, insomma, che economicamente sta cadendo, sta andando a scomparire. E un giorno in questo paese arriva un uomo accompagnato da una strana presenza che si rivelerà essere il diavolo. Che cosa succede? Viene fatta una proposta al paese, ovvero di commettere un omicidio, quindi uccidere una persona appartenente al paese, non importa chi, basta che avvenga un omicidio, in cambio il paese riceverà un tot di lingotti d'oro che ovviamente saranno in grado di dare nuova vita a un paese che stava praticamente morendo. E quindi in questo libro viene analizzato come il paese reagisce a questa notizia e come decide di comportarsi. Allora, in questo caso, che cosa c'è di bello? C'è di bello che Paulo Coelho non vuole fare la morale, quindi non ci sono assolutamente, non c'è mai niente di scontato, nel senso non potete leggere questo libro dicendo, beh, se l'autore ci vuole dare una lezione, sicuramente farà accadere questo, questo e questo. No, lui riesce ad attenersi alla realtà, cioè riesce a dare vita ad un paese inventato, ma come se fosse reale. Perché obiettivamente le decisioni che vengono prese dai vari paesani, ma anche soltanto le discussioni che avvengono tra di loro, i cambi di opinione, sono assolutamente, io li ho trovati perlomeno molto veritieri, molto realistici. Tanto che insomma ci viene anche da chiederci: ma cosa farebbe il mio paese? Cosa farebbe la mia città? Cosa farebbe il mio stato? Oltretutto anche il finale è assolutamente non scontato. È per questo che vi invito a leggerlo, perché non è un libro come gli altri, è un libro di quelli in cui il bene e il male hanno determinate sfaccettature, non sono niente è tutto bene, niente è tutto male, e quindi non è sempre semplice e facile prevedere i comportamenti e le reazioni delle persone. In questo caso il diavolo tenta il paese con dell'oro, l'oro chiaramente probabilmente per tutti, insomma è una delle tentazioni più grandi. Chi è che non desidera una ricchezza talmente grande quasi da non sapere come spenderla? Ma ci sono anche tanti altri
desideri, no? Che le persone hanno, per esempio ci può essere il desiderio della notorietà, del successo, guardiamo tutti gli youtuber che ci sono oggi o su Instagram eccetera, che stressano i loro follower per un like, che comprano i like, che si arrabbiano o si dispiacciono se una foto non ha abbastanza mi piace, se nonostante il loro impegno non vedono i follower salire, l'impegno con cui mettono foto e seguono determinate regole soltanto per rientrare nel logaritmo di Instagram o nel logaritmo di YouTube. Insomma, vi rendete conto, ovviamente questo non significa che ucciderebbero qualcuno, è veramente diventata una cosa tanto tanto forte, è diventata una cosa tanto desiderata, talmente tanto desiderata che a volte può diventare anche pericolosa. Quindi è questo che secondo me ci vuole far capire Paulo Coelho. Lui ci chiede che qual è il vostro desiderio più grande in assoluto, e qual è il prezzo che paghereste pur di averlo, che cosa sareste disposti a fare pur di ottenerlo. E qui insomma è ovvio che la risposta non è assolutamente scontata, non è assolutamente scontata, è ovvio, non vi si chiede di dire se sareste in grado o meno di uccidere una persona, perché è una cosa un po' particolare, ma magari fare del male a qualcuno, danneggiare qualcuno per un ritorno personale, insomma le opzioni sono veramente tante ed è questo che ci invita a fare Paulo Coelho in questo libro, una riflessione molto profonda su di noi e sul fatto, sul capire se siamo veramente persone buone o no. A volte l'egoismo delle persone prevale anche sulla bontà e sul buon senso. Io spero veramente lo leggiate, perché c'è qualcosa di magico in questo libro, c'è qualcosa di così vero, di così forte, ma soprattutto di così terribile, che secondo me non si può assolutamente vivere senza averlo letto. L'ultimo libro di cui vi parlo, ero convinta di averlo, invece non ce l'ho, non so come mai, è La fattoria degli animali di George Orwell. Questo libro io l'ho adorato, l'ho letto alle superiori, quindi probabilmente anche voi, molti di voi l'avranno studiato, perché ho fatto lingue, quindi l'ho studiato a inglese. L'ho letto in italiano, ma siamo andati poi a vedere anche una rappresentazione teatrale a Firenze in inglese, per l'appunto su questa storia. Per chi non lo sapesse, in due parole, la storia parla di una fattoria dove il fattore è un ubriacone che non è in grado assolutamente di prendersi cura dei suoi animali, e quindi un bel giorno, insomma, gli animali decidono di ribellarsi, cacciano il fattore e decidono di gestire la loro fattoria autonomamente. Quindi scrivono anche una serie di comandamenti, no? Che dovrebbero sancire il comportamento generale, o comunque le regole che vigevano all'interno della fattoria, quando il principio generale era comunque che si doveva cercare di fare sempre il bene o il meglio per tutti gli animali, quindi gli animali al primo posto e il loro benessere al primo posto. L'ultimo dei comandamenti era: gli animali sono tutti uguali. Chiaramente poi insomma le dinamiche all'interno di questa fattoria nel tempo cominciano a cambiare. Per esempio ci sono i maiali che spiccano per intelligenza, spiccano per anche insomma iniziativa, no? E quindi molti degli animali si affidano a loro per essere guidati, per sapere cosa fare, per essere consigliati sui comportamenti da tenere. E poi ecco che piano piano si comincia a creare un dissenso, si comincia a creare una polizia che controlli tutti il comportamento insomma degli animali, che si comportino come viene detto dai maiali, viene addirittura vengono cacciati gli animali che non si dicono d'accordo, e non so se questo vi rimanda a qualcosa che è successo negli ultimi anni anche in Italia, quindi insomma è una cosa molto attuale, no? Il cacciare chi non la pensa come noi. E piano piano ovviamente insomma i maiali prenderanno il potere all'interno della fattoria e basta, non vi dico altro. Comunque insomma è un libro che merita di essere letto, anche se conoscete già la storia. In questo caso perché mi ha colpito? Perché è la sua attualità a colpire. Il fatto che un libro del genere parli chiaramente di una dittatura, no? Quindi una dittatura, mi sembra che Orwell si sia rifatto a Stalin, ma fatto sta che noi potremmo adattare questa storia a moltissime dittature che si sono presentate nel mondo, quindi addirittura in stati diversi del mondo. Qual è quello che ci vuole comunicare? È questo, che governi del genere nascono per veramente con l'intento di fare il bene di tutti, no? Però c'è questa regola generale che è il benessere per tutti. È possibile creare una società in cui tutti sono felici, in cui tutti sono soddisfatti, tutti sono contenti?
Questo è quello che vuole dimostrare Orwell. No, non è possibile. Perché? Perché gli animali di cui parla, pur essendo animali, quindi abbiano le esigenze di un qualsiasi animale, chiaramente parlano e pensano come degli umani. E che cosa hanno dell'umano? Hanno i difetti. E non esiste nessun umano perfetto, nessun uomo è perfetto ed è perfettamente buono e perfettamente altruista. Quindi non è possibile che in una società dove, che è fatta di uomini che hanno un proprio egoismo, una propria sete di potere, una propria idea che spesso vale quanto quella di un altro, ma non sempre è la stessa, per l'appunto, è ovvio che non sia possibile qui creare qualcosa che vada bene per tutti, perlomeno finché ci sarà qualcuno la cui felicità dipende dal fatto di essere e di sentirsi superiore a qualcun altro. Quindi ovviamente è impossibile creare qualcosa di uniforme e di equo per tutti. Questo è quello che Orwell ci vuole far capire attraverso questa storia che, come ho detto, è nata veramente da un'idea buona, ecco, di fondo, cioè il cercare di far star bene tutti secondo le proprie capacità e le proprie necessità. Per questo l'ho trovata veramente illuminante. Ogni volta che ci ripenso trovo una sfaccettatura nuova ed è stato, insomma, secondo me è una lettura che va fatta assolutamente, sia perché alla fine è un romanzo distopico, quindi ci sono tanti appassionati sicuramente tra di voi anche di questo genere di storie, ma perché fa riflettere tanto. Anzi, la cosa più bella di tutti, più bella tra virgolette, è proprio come viene modificato l'ultimo comandamento, che non recita più soltanto gli animali sono tutti uguali, ma c'è stata aggiunta la frase i maiali sono un po' più uguali degli altri. Quindi insomma tutto da dire anche su questa frase. Niente, ovviamente potrei parlare all'infinito anche di questo, comunque ho fatto un video abbastanza lungo. Mi è piaciuto moltissimo girare questo video perché per parlare di questi libri mi sono anche dovuta rinformare un po' su internet, ovviamente, perché li ho letti tanto tempo fa, quindi mi sono rinfrescata la memoria. E sono felice perché secondo me un approfondimento del genere ogni tanto va fatto sui libri belli. Aspetto anche i vostri approfondimenti, magari sfaccettature che io non ho notato o che non ho sottolineato. E niente, quindi spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo presto con un altro video, perché registrerò a breve anche il video delle letture del mese di maggio, che insomma siamo ormai agli sgoccioli. E niente, grazie come sempre e alla prossima, ciao!